i relatori, che sono Lorenzo Nuvoli, segretario della Sovela, Francesco Sannino, socio della Sovela, e Gabriella Mondardini, che ci onorerà di un suo intervento. Dicevo che oggi io sono qui più per ascoltare che per raccontare. È da un po' di tempo che seguo un po' questo luogo. Eravamo qui un anno fa con il maestro Dascia Pasqualino Polese a raccontare storie di barche e di mare. E anche oggi siamo qui per raccontare una storia di mare e una storia di guerra anche in questo caso. Ovunque nel mondo l'accadere della guerra irrompe in maniera sconvolgente su luoghi, uomini e cose. Sui luoghi lascia devastazioni insanabili nel corso degli anni anche. Penso ai territori di terra e di mare minati o contaminati che gettano nella miseria coloro che vivevano delle risorse locali. Sulle cose, strutture abitative, monumenti che rappresentano la memoria delle comunità, la guerra lascia distruzioni e feriti e ferite spesso irrecuperabili. Sugli uomini, infine, la guerra insiste distruggendone la vita e lasciando chi resta nell'angoscia della perdita e nella fragilità economica e sociale. Bisogna interessarsi alle ricadute della guerra sulla quotidianità delle persone, tenendo conto che la guerra coinvolge uomini, donne e bambini e che ognuno di essi sperimenta un'esperienza propria della guerra, più o meno condivisa con gli altri, con tutti i membri della comunità, e pertanto ne conserva una memoria che elabora personalmente o rielabora nel tempo in un crogiolo di narrazioni ufficiali e locali. Per questo si può riscontrare che di un episodio di guerra esistono memorie divergenti che scorrono in luoghi diversi, nella sfera pubblica e nazionale e in quella familiare e locale. Perché di un evento esistono vissuti, significati, memorie, interpretazioni, anche collettive e politiche diverse. Come ha osservato il grande storico Marc Bloch, anche una menzogna, in quanto tale, è a suo modo una testimonianza. Di un episodio di guerra, se è abbastanza vicino da poter riscontrare testimoni ancora viventi o referenti diretti di essi, come il caso di cui si discute qui stamattina, si possono consultare fonti orali e fonti scritte. Le fonti orali, almeno dagli anni 70, io sono abbastanza vecchia per avere vissuto il dibattito degli anni 70 intorno alle fonti orali, hanno ormai pari dignità delle fonti scritte. E mi convinceva negli anni 70, nei miei incontri con un collega inglese di storia orale, che diceva anche le fonti scritte, quando sono state scritte da una persona che viveva in un certo contesto, quindi non è che una fonte scritta è sacra e una fonte orale è da scartare. Quindi i racconti, anche le testimonianze dei parenti, delle vittime in questo caso, hanno pari dignità delle fonti scritte. E in questo caso, in questa dimensione, sono state raccolte qui da Lorenzo e Francesco, i quali si sono così appassionati
a questo lavoro che sembrano due giovanissimi ricercatori alle prime armi. A proposito del fatto che questo incontro avviene qui nel museo, mostra che il museo va sempre più identificandosi come uno spazio a più tracce, un'agorà a più voci, colori e suoni, che se tralascia necessariamente approfondimenti di singolarità, può tuttavia qualificarsi, secondo me, come un laboratorio della memoria. Un laboratorio della memoria che ha un merito in più, perché valorizza la cultura marinara che in genere in Sardegna è stata trascurata. Forse per questo che riscontra questo entusiasmo, questa curiosità che andiamo scoprendo di volta in volta in questi eventi. Vi ringrazio.